Antonio Farina, in questi giorni l'abbiamo vista a Siena, prima in comune per la presentazione, per l'insediamento di Antonio Ponte, poi allo Stadio Artemio Franchi in occasione dell'allenamento provino dei ragazzi del settore giovanile, e si presenti alla piazza. Sono Antonio Farina, sono nato a Viareggio e ho sempre praticato il calcio in Versilia insieme a Lippi, Carmignani, si giocava tutti e tre nella stessa squadra, la Stella Rossa di Viareggio. Poi ognuno ha preso le sue strade, Lippi è andato, io e Lippi alla Sampdoria, e Carmignani dal Varese è andato alla Juventus e poi è andato al Napoli. Questa è la strada che abbiamo fatto, questi tre viareggini. Poi io dalla Sampdoria sono stato 6 mesi, poi la Sampdoria mi ha dato all'Inter e lì ho fatto una carriera degli allievi e la De Martino, perché prima c'era De Martino, non c'era la Primavera a quei tempi. E poi ho fatto con la prima squadra, terzo portiere, ho fatto il torneo di Viareggio e l'ho vinto. C'era anche un ragazzo di Siena che si chiama Aldo Bruschettini, giocava insieme a me, io ero panchina perché portiere era Annibale, e c'era Mazzola, c'era Boninsegna, con me c'era Facchetti in questa Primavera dell'Inter che si vinse il campo, la finale contro la Fiorentina. Di lì io sono sempre rimasto all'Inter e ho fatto 4 partite nella nazionale B giovanile, perché c'era la B giovanile, facevo la riserva a Anzolin, a Mater in nazionale. Poi ho avuto l'occasione di giocare e lì a Trieste contro la Jugoslavia mi fece male a una mano, alla mano destra, ho perso, feci male i tendini e ho dovuto smettere la carriera da giocatore. E allora il presidente, che era subentrato Fraizzoli al posto di, era entrato, questo parlo dopo 3 o 4 anni di questa faccenda, era entrato Fraizzoli diciamo mi ha preso come un figliolo e mi ha tenuto lì all'Inter e facevo un po' di tutto, e però sempre a livello campo, insieme agli allenatori, insieme a Tagnini, a Masiero, a Zaglio, c'era Bruno Borchi, c'era questi allenatori che da loro ho imparato tanto, sono sempre stato con loro. Poi gli allenatori cambiavano, io rimanevo sempre lì. Poi a un certo punto nel 70 poi è arrivato Bordon, lui è diventato secondo portiere e c'era Lido Vieri, Bordon, e io ero con loro, perché la figura del preparatore portiere non esisteva a quei tempi, sarà 15 anni, 20 anni che c'è ora. Allora c'era l'allenatore Riberto Herrera, poi fu mandato via, venne Invernizzi vinse il campionato nel 70 e io rimasi lì fino al 70, anzi al 72, e ero come accompagnatore al torneo di Viareggio e si vinse la finale contro il Milan 2-0 e io ero lì. Poi ho vinto un altro torneo di Viareggio nell'85, che l'allenatore a Primavera a Sampdoria era Lippi, e io ero accompagnatore, l'allenatore era Arcadio Venturi e io ero lì, e due viareggini, uno nella Sampdoria e uno nell'Inter, si vinse con un gol di Zanutin, che mi ricordo che io venivo sempre a Siena a prendere i giocatori in prestito che l'Inter aveva dato, Sansonetti e Frascella, poi aveva dato Calcaterra, Civeriati, Nuccio, e io facevo la spola a Viareggio Siena con questi giocatori avanti e indietro. Ho fatto la carriera, poi dopo Suarez è andato via dall'Inter, è andato alla Sampdoria, e dalla Sampdoria è tornato a Barcellona responsabile del settore giovanile di Barcellona, e io sono stato 2 anni con lui, ho imparato tantissimo, ho vinto due leghe di seconda divisione, 2 Coppa di Spagna in seconda divisione. Poi Suarez è andato a fare allenatore della Under 21 di Spagna e io mi sono tornato in Italia e sono tornato
concorso, perché io corso Domenghini, Bedin, Bellugi, che Bellugi sono state anche tante volte qui a casa a Bonconvento, siamo molto molto, si era molto legati, era un gruppo legati, e ho continuato la mia carriera sempre lì, e poi ho iniziato a fare il preparatore del portiere del settore giovanile, ho fatto, e poi dopo è arrivato Castellini. Luciano Castellini faceva lui, io aiutavo lui. Poi dopo io, essendo fatto male alla mano, mi sono ritirato e ho fatto il responsabile del settore giovanile, il secondo responsabile, perché il responsabile del primo era Baresi. Poi Baresi è andato con la prima squadra, allora c'era Paulillo, c'ero io, poi c'era Pogliani, Emilio Pogliani, che era il segretario del settore giovanile, io ho fatto tutto con loro. Poi ora è successo un fatto, che io è cambiata la società, Moratti si è messo in disparte, io ero molto legato anche lì a Moratti, perché Moratti l'avevo tutto l'inverno a Milano, e poi l'estate a Forte Marmi, io abito lì e c'ho casa lì a Forte Marmi, sicché ci c'erano sempre questi contatti, perché poi è successo, ho smesso. Ho voluto smettere col calcio, avevo questa passione della ristorazione, ho voluto mettere un ristorante di pesce, essendo la moglie qui di Siena, provincia di Siena, ho voluto mettere un ristorante di pesce a Castellone, le cose funzionavano molto bene, e lì ho conosciuto il presidente Antonio Ponte. L'ho conosciuto. Ecco i suoi legami con Antonio Ponte, sì. Perché l'ha chiamato a Siena? Aspetti, ora gli dico, lì abbiamo passato delle belle giornate, tutti felici e contenti, e io avevo le foto con lui, con Antonio Sala, con la maglia del Siena con il numero 50, che il giorno della presentazione gliel'ho regalate tutta, il blocco delle fotografie gliel'ho ridate, però era un bellissimo ricordo. E di lì e lì ho pensato, quando sentivo che io stavo su, quando ho sentito che Antonio Ponte pigliava il coso, ho detto forse è la volta buona, anche perché io avevo sentito nell'aria che lassù mi avrebbero mandato a Prato, perché avevano fatto un gemellaggio Inter-Prato, e già avevo portato già tre giocatori a Prato, avevo, nell'Inter, i professionisti, no? Allora ho pensato che, vivendo a Siena, sentendo tutto quello che era successo a Siena, i problemi, la crisi, i problemi che c'erano, e questo mio amico Antonio Ponte, che ha avuto questa bella cosa, coraggio, forza, come si può dire, di prendere questo Siena, io mi sono sentito anch'io parte, e ho detto io vado. Io ho telefonato, era a Milano, ho telefonato, ho detto prendo l'aereo, non la macchina, prendo l'aereo, vengo a Siena, e voglio, il giorno della presentazione io ero lì, ci siamo abbracciati in una vista, ci siamo fatti delle feste affettuose da vecchi amici, e io ho detto a lui che io volevo abbracciare questo discorso però il discorso di settore giovanile, settore giovanile, perché io ho sempre fatto quello, e io la soddisfazione a me di vedere un ragazzino da 13 anni che poi gioca in prima squadra, o gioca, o che il Siena lo dà alla Juventus, al Milan, o lo manda all'estero in qualche squadra, per me sono la persona più felice del mondo. C'è una lista di giocatori che ho avuto io da piccini, sono andati su, e hanno tra nazionali e grandi squadre, e questa era una grossa soddisfazione per me. E io questo lo voglio, se Ponte mi ha dato questa possibilità, io lo voglio fare a Siena, voglio fare un settore giovanile col fiore all'occhiello, bello, 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 e fatto con gli spiccioli, non con i soldi così. E possibilmente vorrei
il lato economico, il lato, il budget e tutte queste cose, per me, per fare un settore giovanile, e non sembra, ma anche lassù ci stanno attenti a queste cose, e io qui ancora molto più attento, perché il mio concetto a fine anno è avere i giocatori che fanno il salto di qualità per superare, per andare a sempre più alto. Tutto per il Siena e per Antonio Ponte. Quindi può dirci quali sono gli ingredienti, visto che lei ha fatto anche ristoratore, di un buon settore giovanile? Sì, è un buon settore giovanile, si può fare, io parlo ora qui, bisogna che mi dia un'altra dimensione, perché abituato a certi livelli, ora io vengo a Siena, mi spoglio di tutto e riparto da zero, io andrò nei campetti di periferia, andrò di qui di là a pigliare i giocatori o per due palloni, no? Di regalo, o per 100 euro per una cena o una cena o qualcosa. Io vorrei portare i giocatori e parametro settore zero. Io posso, al limite uno può fare, se tu arriverai sarai ricompensato, no? Ha capito? Io è questo che voglio fare, non voglio fare carico al Siena di una spesa per il settore giovanile. Il minimo indispensabile, che per me sono sempre le attrezzature e il campo, il dio soldo si incomincia a parlare quando si va nelle primavere, però il concetto mio di fare il settore giovanile è di fare un settore, di riuscirci col minimo della spesa, minimo della spesa, capito? E Antonio Ponte ha tante ambizioni per il settore giovanile del Siena, che progetti ci sono? Io spero che lui ne abbia tanti, e poi io farò di tutto per togliere a lui tutte queste soddisfazioni, perché lavorando sul campo, la mattina io ero abituato, lavoravo in segreteria, no? Con tutte le liste dei giocatori e delle partite e di quegli altri, segnavo tutto, segno tutto, e poi dopo uno, e poi il giorno alle due, quando inizia veramente, io sono sul campo a controllare, a vedere cosa, e quando non mi vedono sul campo sarò a vedere qualche partitella per cercare di trovare sempre qualcuno per il Siena, capito il discorso che faccio? Per chiudere, ieri è rinato il settore giovanile del Siena con quell'allenamento allo stadio. Lei che impressione ha avuto? Era presente? Allora, io l'impressione di ieri, questa domanda è un po', se fossi sincero dovrei dire una cosa. Io dico, quello di ieri è stato un rapporto di conoscenza tra il gruppo il gruppo che fa parte Antonio Ponte e questi ragazzi. Ora io d'accordo con loro, perché io domani c'ho un discorso da fare con Antonio Ponte, con il fratello, e sì, per buttare i baci, perché se siamo d'accordo io vado a recuperare tutti questi ex che sono sparsi per Siena, ce n'è qualcuno che sta lì aspettando la chiamata, io vado, cerco di riprendere subito questi, poi e dopo io mi metto in disparte, perché io devo iniziare dalla scuola calcio, dai Pulcini, su primi calci, su arrivando fino agli allievi e qualche, perché per me il calcio finisce a 18 anni. Io a 18 anni, il ragazzo che ha 18 anni io non lo conosco più. Io voglio partire dai giovani, bambini piccini, no? E portarli a 18 anni. A 18 anni poi ci saranno gli altri che si preoccupano, però io gli voglio dare in mano qualcosa di importante, capito?